signori, da quella cosina con le orecchie pendule vi do una notizia: Giulio è cresciuto ed è qui, guardatelo, un campione di bellezza e soprattutto, più di tutto, un campione di coraggio, perché Aurelia Trianni, che adesso è sopraffatta dal suo Giulio, è qui a raccontarcela, perché Giulio le ha letteralmente, fisicamente salvato la vita. Ne parliamo tra una... Ma no, è Enzo Pirrone, ma inquadra lui che è molto più bello, scusa, abbi pazienza. Scusami, grazie, a tra poco. No, è quando è vero, è vero. Allora, signori, sono Giulio, sono bellissimo, ho 3 anni? Quattro anni. Ho 4 anni e sono, francamente parlando, il più bello della zona, mi fanno tutte la corte. Va bene, abbiamo finito con questa presentazione. Aurelia Trianni ci ha portato il suo Giulio. Lo scenario, l'avete visto anche prima nelle immagini, è quello del mare meraviglioso di Puglia, Marina di Pescolusa, siamo vicini a Lecce, giusto? Sì. Allora, cara Aurelia, poi arriviamo a capire quando tu... tu l'hai preso lui perché, insomma, quando era piccolino... Era così. Era un batuffolo, ma tu quando poi hanno queste orecchie storte che ancora non gli sono cresciute, un orecchio su, un orecchio giù, sono da mangiare di baci... Lei ha mangiato anche altro, ha mangiato divani, scarpe, certo, casa, tutto. Qualsiasi però... cosa fosse edibile, chiaramente così, lui sì. Non vi preoccupate, la nostra scenografa è cresciuto, non attacca più i divani, quindi la scenografia resterà intatta. E poi un giorno andate insieme al mare. Era il terzo compleanno, quindi come regalo di compleanno lo portai in uno stabilimento balneare accessibile anche per i cani. Sì, meno male. Andiamo a farci il bagno, era ora di pranzo, tutti mangiavano e lui stavamo invece a farci il bagno. Lo lascio libero perché non c'era nessuno e io mi adagio sul materassino. Mi rilasso un po' troppo forse sul materassino e mi lascio trasportare dalla corrente un po' più in alto mare. Non era una distanza eccessiva, però io da piccola, 8 anni, rischiai seriamente di annegare. Quindi da quando ero piccola in realtà io convivo con questa paura, non mi posso trovare da sola in acqua, in mare aperto. Rivivo la stessa crisi di panico. E purtroppo quel giorno la corrente mi spinse un po' al largo e io ebbi una vera e propria crisi di panico, non riuscivo a respirare. Mi guardai intorno e non c'era nessuno, non riuscivo nemmeno a chiedere aiuto, mi vidi veramente la morte davanti a me. Lui stava a riva, fortunatamente libero, non era legato, da solo, senza che nemmeno io lo chiamassi, ha intuito, non so come, a una distanza anche abbastanza considerevole, il mio stato di paura e di pericolo. Questo cane si è alzato, si è buttato a nuoto, è arrivato nuotando con l'affanno. Io mi sono agganciata al suo guinzaglio, lui ha preso l'altro lembo del guinzaglio e con la bocca ha trascinato se stesso, me e il materassino. A un certo punto, a metà percorso, ho visto questo cane che non ce la faceva più, perché era in ansia, capiva il mio stato di... Io guardavo solo lui, non potevo guardare intorno perché stavo male. Però facevo, ok, c'è Giulio, mi sto salvando, sono salva. A un certo punto il cane non ce la fa più e si ferma. Gli ho detto, qui moriremo entrambi. Lui si è riposato e poi ha ripreso la corsa. Con l'affanno mi ha portato a riva, salvandomi la vita. Non... È veramente impressionante, da pelle d'oca. Dopodiché, e non c'era nessuno, infatti poi ne hanno parlato giornali, tutti, giustamente vi chiederete come mai. Dopo un po', era una giornata caldissima, passata la paura, dopo un'ora mi vado un attimo a bagnare in acqua, ormai la paura mi era passata, leggo il cane a un grosso masso, cane. Già rido. Che mi ha visto entrare in acqua letteralmente impazzito. Hanno visto un masso spostarsi? Sì. Bravissima Paola. Hanno visto un masso spostarsi. Questo cane si è trascinato, questo masso enorme, è entrato in acqua con una virulenza che proprio non le appartiene. Mi ha preso, mi ha sbranato letteralmente, mi ha preso per braccio, per gamba, mi ha tirato fuori. Le persone che non sapendo l'accaduto, dicevano, signora, ma il suo cane è impazzito, mi tira fuori. La mattina che vado in palestra con la gamba tumefatta e il braccio, tutte le persone dicono, ma che ti è successo?
faccio un post su Facebook fotografandomi, diciamo, i lividi e scrivo: la realtà non è come sembra, perché questi lividi me li ha fatti il mio cane. Può sembrare che io abbia un cane matto, violento, invece è un cane che mi ha salvato la vita e ho raccontato l'accaduto. E da lì poi l'hanno letto i giornali e ci hanno... C'è un problema, Paola, che però da quel giorno io non posso più portare Giulia in acqua, a mare, perché vuole salvare il mondo. Oltretutto, come dire, non è quello che si... che io adoro questo termine, perché mi piace applicarlo quando li vedo piccoli. Non è un canino. Cioè, non è canino il dente, è un canino. Ha la testa, che è un televisore 24 pollici. Cioè, io vi arriva a casa la grandezza e lui è enorme. Cioè, questo cane è gigantesco. Quanto pesa? Oltre 50 kg. Oltre 50 kg, quindi pesa come una persona. E lui adesso io è diventato pubblicamente cane per chiedere scusa a una signora che domenica stava a Marina di Taranto a fare un bagno tranquilla, la signora sui 70 anni, non lo so, che stava facendo un bagno autunnale, in grazie di Dio. Questa ha visto una signora un po' più avanti con l'età, da sola in acqua. Cos'è successo? No, piangeva, io cercavo di tirarlo, ma non ce la faccio più. Amore della casa, sei bellissima. Signori, guardate, oggi è la giornata del Premio Internazionale Fedeltà del Cane, 63esima edizione. Giulio è stato ovviamente premiato, ma lui a questi premi è abituato. Sì, sì, sì. È sì, cane sì, premiato. Sì, lui. Sì, se posso un attimo parlare. Sì, no, un attimo della... è passata la... Sì, ecco, okay. Scusami, il nostro favoloso regista Enzo Pirrone, che lo faccio uscire matto con tutte le cose che faccio. Enzo, scusami sempre. Allora, voi avete, ad un certo, dico voi, perché sì, avete scritto un libro, Quattro Zampe sì, e Due Mani. Sì, sì, è un libro Bau. È un libro Bau scritto da me e Giulio. In realtà narro tutto quanto ci è accaduto in questi 4 anni di vita, sì, sia la tempesta mediatica, che da un semplice post si è scatenata, perché noi da un anno che siamo ospiti, diciamo, nelle varie trasmissioni, ma soprattutto, questo credo che sia più importante, il passaggio dalla perdita di un cane, perché io prima di Giulio avevo un cane preso dal canile, che era l'antitesi, era un cane adulto, non di razza, e poi mi hanno subito regalato la sua morte, questo cucciolo bellissimo, col pedigree e tutto. Eccolo qui il tuo cane. Eccolo il mio cane. E il legame affettivo a Giulio non è stato immediato, sebbene a lui non mancasse nulla, istruttore, sì, educatore, però dal punto prima, no? Ecco, c'è un dolore che non entra, diciamo, in automatico nel cuore. Mentre lui, Giulio, perché viveva con me, con la mia mamma, che era, adesso purtroppo non c'è più da 3 mesi, mia mamma aveva 90 anni quando è entrato Giulio nella nostra casa, lui dal primo giorno ha compreso quale fosse la sua missione: proteggere mia mamma. Noi umane, guardatelo, no, vi sì, prego. Esatto. Un topolino accanto ad una ragazza di mille mesi. Sì, ecco, sì, sì, diciamo sì. E lui era il suo angelo protettore. Noi quando uscivamo, perché poi la mia mamma la portava spesso ai fuori, allora lui, ecco, da cucciolo, da piccolo, stava sempre a fianco. No, guardate questa fotografia. E faceva commuovere Giulio, perché sì, io la mamma la scendevo, cioè la macchina attrezzata con la sedia, allora fisicamente scendevo prima la mamma, la portavo al tavolino dove ci prendevamo un aperitivo e poi tornavo a prendere Giulio. Giulio, vedendo che lasciavo sola un minuto la mia mamma incustodita, in realtà la lasciavo davanti ad altre persone, impazziva. Arrivava, mi trascinava, andava subito al tavolino per accertarsi che la sua mamma stesse, la nostra mamma stesse bene, cioè le persone con le lacrime ogni volta. Ma tu sei il dottor Kildare, di la verità, cioè se il dottore salva vita di tutti, il ragazzo buono, il bambino del libro cuore che si spende per gli altri, Garrone, no? Ed io una frase che dico sempre, Paola: Giulia letteralmente e fisicamente mi ha salvato la vita lo scorso anno, il 12 luglio, sì, ok? Sì. Però la vita me la sto salvando in questo periodo tutti i giorni. E hai i tuoi buoni motivi per dirlo, questo lo dico veramente. Vedete? La naturale, è anche di questo che noi oggi abbiamo parlato in questa puntata e continuiamo a parlare, quanto sei bello, la naturale propensione ad una generosità che è nel DNA. Sì. E cioè loro nascono generosi,
pronti a dare una fedeltà totale. Esatto, bravissima pronti Paola, Insomma, la tua mamma, che era chiaramente la persona più fragile del gruppo in quel momento, per lui era diventata una missione. La prima notte che Giulia è entrata in casa, avevo 2 mesi, lui è andato a dormire subito sotto la sedia a rotelle della mamma. Ha scelto lui? Sì, ha scelto lui. È veramente incredibile. Scusate, io le fotografie le vedo prima di voi, poi uno dice ti arriva in casa questa cosa e tu che cosa fai? Da quel momento in poi, come dire, la tua vita, quando si dice, allora, quando si chiama alla responsabilità nell'avere un cane, si chiama alla responsabilità perché, proprio per questo, perché ti entra in casa un soggetto che poi farà naturalmente parte della tua vita, del tuo gruppo familiare, quindi gli devi tanto. La controparte è, come tu giustamente dicevi, una salvezza costante. Assolutamente ora, sì. Ora, diciamo, nel frattempo, guardate, io vorrei farvi vedere, ma l'avete visto prima quanto sia grande? Posso avvicinarmi? Sì, Paola, ti salterà addosso a parte le Giulio, dai un bacino alla zia Paola. Ecco, se voi vedete, questo ha la testa più grande di me. Con tutti i ricci agitati. A tutti i ricci agitati. Lui ha la testa più grande della mia. Allora, Giulio, facciamo un patto però, insieme a lei, alla tua ragazza con i capelli blu. La prossima estate, faglielo fare un bagno e farlo fare pure alle signore che fanno il bagno, però. Non è possibile che li tiri tutte quante fuori dall'acqua. Cioè, è una condizione, insomma, ci sono gli stabilimenti balneari, c'è la gente che vuole fare il bagno. No, non ti ho convinto? No. Cioè, davvero questo è un problema, perché così non può andare al mare. Ma noi saremo qui. Magari ci rivediamo verso, che ne so, maggio, anche i primi di giugno. Chi può dirlo? Per sapere, per comprendere, per capire se Giulio avrà deciso o meno di non fare proprio, eccolo là che sono entrata nell'inquadratura, di non fare proprio il salva tutti, ma di fare il cane che si gode anche un po' il mare. Ci proviamo. Grazie a tutti, signori. Se Omero ha scritto quel capitolo nell'Odissea, parlando di Argo, che aspetta per 20 anni il suo padrone, è un motivo, ci sarà pure. Andiamocelo a rileggere. Grazie a tutti. Ciao cani con la faccia da cane, ciao, vi faccio una foto.